Le prime 3 settimane sono state di vaccinazione in farmacia, sono state 3 settimane tranquille che ci hanno permesso di rodare il meccanismo e di essere pronti poi per la ripresa delle vaccinazioni con più forza. Ricordo che nelle volontà del governo attraverso il commissario, il generale Figliuolo, nell'autunno molto probabilmente gli hub vaccinali verranno chiusi, perché si passerà da una gestione dell'emergenza vera e propria, come lo è stata fino a questo momento, a una gestione di quello che può essere un'epidemia, tra virgolette, normale, come lo può essere l'influenza o altre malattie che hanno bisogno di vaccinazione. Quindi la volontà del governo è quella di far fede e utilizzare i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e nel nostro caso anche le farmacie sia comunali che private. E con l'annuncio del Green Pass c'è stata un'impennata negli ultimi giorni di richieste e noi stiamo continuando a farla, abbiamo già superato le 100 persone che si sono vaccinate nei nostri app, facciamo le prenotazioni in tutte le farmacie e poi a seconda delle esigenze individuiamo farmacia settimana per settimana come poter utilizzare. Ecco, vogliamo spiegare per chi rispetto al tradizionale hub vaccinale sceglie una farmacia come cambia la procedura di prenotazione e diciamo la rapidità dalla prenotazione alla somministrazione del vaccino? Diciamo che non passa più di una settimana dal momento in cui si prenota al momento in cui viene effettuata la prima dose. È abbastanza semplice, si va in qualsiasi delle nostre 10 farmacie sul territorio, Nova Pesaro e una Gabicce, e si può fare la scelta proprio della prenotazione. Generalmente non passa più di una settimana, cioè quindi se mettiamo caso nel momento della farmacia di Soria dove siamo oggi, visto che domani sarà giorno di vaccinazione proprio negli ambulatori alle mie spalle, probabilmente sarebbe stata anche la possibilità, prenotandosi oggi, di farla domani rispetto a quelle che possono essere le esigenze del cittadino. Non solo un rialzo di prenotazione dei vaccini, ma anche quello dei tamponi rapidi. Sì, diciamo che il Green Pass, visto che dà la possibilità a chi fa il tampone entro le 48 ore di poter viaggiare, di poter fare determinate cose come se la persona fosse vaccinata, c'è stata anche qui un'esplosione di richieste di tampone. Noi già ne abbiamo fatti nelle nostre farmacie oltre 4.000 dal momento in cui la Regione Marche ci ha autorizzato. Ultima cosa, ci si sta vaccinando molto in funzione di questo Green Pass e i farmacisti stanno dando anche una mano pratica nello scaricare il Green Pass. Sì, diciamo che come l'abbiamo fatto per le prenotazioni quando si faceva solo per gli vaccinali attraverso la piattaforma Poste che ci eravamo messi a disposizione della popolazione, soprattutto la più anziana, che non era in grado di utilizzare gli strumenti tecnologici per prenotare, anche per quanto riguarda i Green Pass, se qualcuno, soprattutto le persone più anziane, hanno problemi. Già in alcune nostre farmacie sulla città di Pesaro, ribadisco sempre farmacie comunali, in maniera volontaria i farmacisti scaricano e stampano anche i Green Pass per le persone che non riescono a farlo in autonomia.